Si va a iniziare, buonasera, grazie per esservi uniti a noi. Lo sappiamo, molti sono andati a Pisa alla manifestazione antimilitarista, alcuni a Firenze per la Palestina, quindi siamo un po' meno del previsto stasera. Però non so se verrà registrata e messa, quindi farà i suoi frutti, diciamo. Come sapete, questo evento era già stato organizzato da tempo, come quello ci sarà l'11 novembre, erano stati concordati con vari soggetti, quindi non lo abbiamo potuto spostare, quindi niente. Sapete anche che questa iniziativa è stata promossa dal nascente Comitato Resteri Stori, nato per l'80° anniversario della sua fucilazione, insieme a altri quattro compagni uccisi per ritorsione da parte fascisti per le lotte partigiane. Il Comitato si prefigge di apporre un monumento in suo onore, ma non per creare un mito sulla persona, ma per rilanciare quella che è la verità storica, così oltraggiata da politici, da governanti e dal revisionismo di certi intellettuali. Lo scopo è quello di difendere i valori, gli ideali, gli esempi di chi ci ha preceduto, per rilanciare l'antifascismo militante, la libertà, la giustizia, la solidarietà di classe. Pertanto abbiamo raccolto firme, sottoscrizioni, adesioni, diffuso opuscoli e fatto propaganda di ogni genere. Questa sera gli oratori, Carlo Romani, che è in collegamento con noi, ringraziamo, che è l'autore del libro sugli stori che facemmo tradurre in italiano, mi sembra, una 15ina d'anni fa, anche lui docente di storia. Poi ci sarà Diana Dadà, che lei è docente di storia contemporanea e tante altre cose che non sto a ripetere. Franco Bertolucci, credo libero ricercatore, attivista e chi ne ha più ne metta. Quindi approfondiranno alcuni aspetti storici importanti, come Oreste Ristori, per esempio l'esperienza dell'esilio, oppure vita nell'anarchismo e nel movimento operaio internazionale tra 800 e 900. L'internazionalismo, l'esilio, i profughi, aspetti di stringente attualità. La memoria si dice importante, certo, senza memoria non c'è futuro. O per meglio dire, senza di essa potremmo cadere negli errori passati e trovarci in situazioni sgradevoli e opprimenti. Infatti, la mancanza di memoria e la disattenzione sui insegnamenti da parte della maggioranza della popolazione ha fatto sì che nei governi di ieri si trovavano i fascisti con la maschera e oggi quindi col volto scoperto, ritrovandoci a subire politiche simili al ventennio, a guerre, genocidi, alla distruzione del pianeta, ad un peggioramento generale di vita dell'intera umanità. La memoria storica non è solo il ricordo vago di un passato, ma la consapevolezza nei gruppi sociali di un paese o negli individui. Per capire come sono andate le cose, trovare un'identità e chiederci chi siamo e da che parte stiamo. Nulla deve cadere nell'oblio per costruire le basi per un futuro migliore. I giovani e parte di loro, purtroppo, lo vediamo in fila dietro un aperitivo o nelle tifoserie calcistiche o a rincorrere mode assurde. Sono come un gregge, non sanno cosa siano, cosa vogliono per davvero. Non sanno del passato e neppure dell'oggi. Vivono in questo mondo infame come ovvio, come fosse la normalità. Non hanno prospettive per il futuro, subiscono il dominio del potere inerme. Il sistema li vuole apatici, vittime inconsapevoli, ignari, sostenitori dei carnefici.
ma purtroppo questo vale anche per la popolazione più anziana. Magari fanno sconti per le squadre di calcio, ma se vengano economicamente e giuridicamente massacrati, silenzio assoluto. Noi ci indigniamo a tutto questo e ci siamo fatti ribelli, proviamo a smuovere le coscienze, l'antagonismo, organizziamo, studiamo, lottiamo costantemente cercando l'esempio da chi ci ha preceduto come resti di storia e focalizzare e radiare i loro mezzi e i loro fini come premessa per risolvere i problemi attuali. Capire come hanno fatto a conquistare diritti, libertà e come adesso ce li stanno togliendo. E questa sera è un mattone alla diga che dovremo apporre al capitalismo privato come a quello statale, ai ciarlatani di ogni risma, al nazionalismo, al militarismo, al razzismo, a tutte le sopraffazioni, le devastazioni ambientali, alle ingiustizie, agli abusi di potere, allo sfruttamento, alle morti sul lavoro, al patriarcato, al nuovo fascismo che avanza, che dovremo respingere e distruggere. Come? Guardando indietro, ma sempre i volti in avanti, perché avanti è il nostro sole, avanti è la nostra salvezza. Grazie. Grazie Paolo. Grazie a tutti voi per la presenza stasera nonostante il tempo e grazie a Adriana che è qui accanto a me e a Carlo Romani che è in collegamento dal Brasile e perché stasera presentiamo il libro che è uscito in edizione italiana nel 2015 Oreste di storie, vita, avventuroso e un anarchico tra Toscana e Sud America. È un libro per certi versi affascinante costruito intorno appunto alla figura, alla storia avventurosa di Oreste di Storia, in cui stasera daremo qualche traccia per ricordare il suo ruolo nella storia del movimento operaio, non solo italiano ma internazionale. E appunto Carlo è con noi, ricordo che Carlo è un docente di storia contemporanea dell'Università Federale dello Stato del Rio de Janeiro, ha tra i suoi interessi ricerca storica sui movimenti sociali e operai tra fine 800 e i primi del 900, ha pubblicato diverse opere e soprattutto articoli, saggi, il libro che abbiamo tradotto nel 2015 come Biblioteca Franco Serantini è un libro che era uscito nel 2002 in edizione in lingua spagnola, l'edizione italiana però è stata arricchita da ulteriori ricerche, ormai Carlo è da oltre 20 anni che si occupa della figura di Oreste Ristori e io direi che possiamo lasciare a lui la parola stasera per iniziare questa nostra conversazione, poi passerò la parola a Adriana e io farò le conclusioni. Vai Carlo. Aspetta, proviamo. Sì. Provo un attimo. Sì. Vediamo se riusciamo. È al massimo. Vai, vai pure. Ciao, mi sentite? La parola più bella della pandemia. Sì, sì. Mi sentite? Va bene, vai avanti. Va bene, ringrazio Franco la presentazione, ringrazio tutti i proponenti per questa serata per Oreste di Storia per avermi invitato a partecipare e lo faccio con molto piacere perché da quando cominciai a studiare l'anarchismo, per la ricerca, nel 92 già sono più di 30 e pochi anni, e trovare storie, fare la sua biografia, tutto il suo percorso mi portò a Empoli. Sono stato molto ben ricevuto dall'archivio storico Stefania Terreni e anche a Pisa dove sono stato dai compagni della Franco Serantini, Franco Bertolucci e anche saluto Adriana Dadà il cui libro sull'anarchismo italiano mi aiutò molto nell'inizio del lavoro perché
mi fece un resoconto di quello che accadeva nel quel momento storico che io lavoravo. E allora io mi hanno chiesto di fare un piccolo intervento e cercherò di collegare due fenomeni, due temi della storia globale: la grande migrazione della fine dell'Ottocento e dei primi del Novecento, il secondo tema, la lotta antifascista, con Oresti Stori e quello che io chiamo ormai di cultura libertaria, che sarebbe qualcosa più grande, no? Più spaziosa che l'anarchismo in sé. Ristori, come voi sapete, o perlomeno potete ricercare nell'archivio, nel libro, nei documenti lasciati, nacque nel 1874 e proviene di una famiglia di lavoratori braccianti aggiornata nella raccolta fra San Miniato e Empoli. Perciò viene di un strato sociale molto basso e con scarsa istruzione, e praticamente durante la sua infanzia e giovinezza è un autodidatta, si istruisce da se stessi, pur che abbia passato nella scuola elementare da qualche anno, non abbiamo trovato queste tracce, ma possiamo dire che praticamente tutta la costituzione sua, il suo conoscimento, la sua conoscenza formale delle cose del mondo, le due o tre lingue che poi imparò e ha parlato durante tutto il suo tragitto storico, provengono da un autodidattismo e di una voglia di conoscere, di capire, e in contatto con i compagni che trovò nel percorso della sua vita, dall'inizio, dal tragitto in cui circolava fra Empoli, Pisa, Firenze, Livorno, e anche paradossalmente gran parte della sua formazione accade nelle prigioni dove è passato, nelle isole dove è stato confinato in domicilio coatto: Ustica, Favignana, Tremiti, Ponza, e dove trovò compagni più vecchi e anche con più spessore, diciamo così, intellettuale dentro del movimento anarchico, del movimento operaio, come Fabri, Palla e altri tanti anarchici di peso della fine dell'Ottocento. Allora, in un primo momento mi piacerebbe in questo intervento dire che Ristori non è un intellettuale, non proviene di famiglie di intellettuali né di famiglie di classe medie stabilite, piccolo borghesi, e perciò proviene di un posto dove la istruzione formale è molto scarsa e si fa di sì. No? Allora, questo mi pare che smonta un po' il discorso di che i protagonisti della storia in genere provengono di classi o più intellettuali o quelli che sono collegati al movimento operaio, sono dei ceti sociali di quello che storici nel passato dicevano dell'aristocrazia operaria. Non è vero, Ristori smonta un po' questo discorso. E lo fa inizialmente in Italia, in Toscana particolarmente, poi oltrepassa la regione toscana verso la Liguria e il Lazio, portando tutta l'area centrale della costa tirrenica, poi va in Francia, ritorna in Italia, finché nel 1902 parte definitivamente, fin il suo ritorno in Europa e in Italia nel 1936, parte per l'Argentina. E lì comincia un legame fra l'essere libertario, perché già è costituito dentro dell'anarchismo, no? Un tipo molto intransigente e molto ribelle all'autorità, è quello che l'ha spinto fuori dall'Italia, la persecuzione
per la pubblica sicurezza e anche di compagni prossimi, con la grande migrazione italiana che transatlantica diretta verso l'America del nord e del sud, e particolarmente io parlerò di questa nel sud, Argentina, Uruguay e Brasile, i tre paesi dell'America meridionale dove ha circolato, un tragitto che va particolarmente fra Buenos Aires e Rio de Janeiro, i porti Buenos Aires, Montevideo, San Paolo, Rio de Janeiro, e sono stati posti di grossa circolazione di ristori negli 32 anni, 34 anni che è rimasto in America del Sud. E particolarmente in Brasile, quando è arrivato nel 1904, dopo essere passato per l'Argentina e per l'Uruguay e essere cacciato via anche di là, si stabilisce e comincia a fare la sua, diciamo, principale opera, che è la produzione di un periodico chiamato La Battaglia, che dura dal 1904 al 1913, con l'aiuto, lui dirige, è il direttore di questo periodico, con un aiuto di compagni anarchici, tra i quali Alessandro Cerchiai e Giri Damiani, sono più conosciuti in Italia, Damiani più. E questo periodico fa basicamente scritto e pubblicato in lingua italiana, in Brasile, però con delle sezioni anche scritte in portoghese, si trasforma in questo periodo nel principale periodico operaio in San Paolo, non soltanto della lingua italiana, ma anche in generale. Dopo ci saranno altri che lo sorpasseranno in lingua portoghese, ma in quel momento storico, nel primo decennio del secolo scorso, lui ci riesce a costruire questo periodico importantissimo per la storia del movimento operario paulista, diciamo così. Paulista è quello che si riferisce alla città e allo stato di San Paolo. E lui fa, oltre tutte le questioni del carattere del socialismo libertario, antiparlamentari, antistatali, anticapitalisti, delle volte con diffidenza nei confronti coi capi dei sindacati, basicamente quello che propone Ristori è la difesa, in un primo momento, dei connazionali emigrati a lavorare nelle fazendas di caffè e nelle fabbriche di San Paolo e dintorni. E poi allarga questo per tutto il proletariato paulista, diciamo così. Lo sapete che grande parte dell'emigrazione italiana, sono stati tanti gli italiani che si sono mossi verso Brasile, che vado a parlare particolarmente di Brasile, non vi passerò i numeri di Argentina che è simile a quelli brasiliani o degli Stati Uniti, parlerò particolarmente del Brasile. Fra il 1880 e il 1920-25, quel periodo che comincia a calare finire del tutto l'emigrazione, del tutto non dico, ma ridurre considerabilmente, intorno a 3 milioni e mezzo, 3 milioni e 800 mila italiani sono emigrati. Un complessivo totale della popolazione del Brasile che nel 1900 erano 17 milioni, perciò stiamo parlando di quasi un quarto, il 23% del totale della popolazione brasiliana nell'anno del 1900. Questi 3 milioni e mezzo, 4 milioni di italiani corrispondono a quasi il 25% della popolazione e si concentrano molto nell'area meridionale del Brasile. Perciò la quantità di persone, poi i suoi discendenti, a cui Ristori si rivolge nello Stato di San Paolo, che è il posto che ha ricevuto la più grossa parte di queste migrazioni, di questi emigranti, è considerabilmente molto largo.
dunque la sua opera in difesa prima dei coloni. Coloni erano i lavoratori in queste fazende, se non possiamo, non dobbiamo scordare che gli italiani emigrati come i coloni a lavorare nelle fazende hanno occupato il posto che precedentemente in certo momento anche insieme era occupato dagli schiavi neri. In Brasile c'è stato un regime di schiavitù immenso, praticamente sinora metà della popolazione brasiliana è afrodiscendente, portanto, perciò ha un piede nel passato storico africano, e un regime di schiavitù che è durato fino al 1888, quando è, finalmente è l'ultimo paese dell'America a staccare la schiavitù nera nel suo territorio, è stato il Brasile. Perciò quando questi emigrati italiani arrivano si trovano di fronte a un tipo di trattamento dei padroni, diciamo così, os donos do poder, si dice in Brasile, mandões, quelli che comandavano, intrecciati allo Stato e alle istituzioni dello Stato, che vedevano questo lavoratore nel campo come un semischiavo. Allora nei primi anni, nei primi decenni, anche fino all'arrivo del secolo XX, la situazione è molto drammatica per questi contadini e grande parte si trasferiscono per le città. L'istoria allora arriva in un momento dove stiamo, ancora abbiamo un po' queste rimanenze del periodo della schiavitù nei tratti unico con immigrati. Questa è la sua prima grande opera, e nel 1906, quando pubblica il suo libro contro le migrazioni, e poi lo diffonde in Europa, in Italia, in Spagna e in Argentina, riesce tramite la battaglia a ridurre significativamente il flusso di emigrati verso il Brasile, perciò inferisce un attacco economico, una volta a volta che il caffè è il principale prodotto di esportazione del brasiliano, a questi potentati locali e anche nazionali. Diventa anche lui una persona molto persecutata in Brasile, ha avuto nel 1907, tramitava contro di lui un decreto di espulsione che poi non è venuto fuori, ma lui ha dovuto lasciare nuovamente il Brasile nel 1917, quando ritorna in Argentina per altri 5 anni, un periodo che passa fuori, e ha lasciato il Brasile giustamente per le persecuzioni che ha sofferto dagli agenti della pubblica vigilanza e dello Stato. Quando rientra in Brasile nel 1922, Ristori si trova di fronte a una nuova situazione, una nuova configurazione globale della politica della destra, diciamo così, che è stata l'emergenza del fascismo. E il fascismo che emerge in Italia nel 1922 impatta significativamente tutte le colonie internazionali, italiane, transnazionali esistenti, perché il regime fascista, particolarmente dal 24 in poi, fa diffondere una grossa propaganda dentro queste colonie di emigrati, e questo succede, accade anche in Brasile, e come controffensiva si costituiscono inizialmente dentro la comunità italiana o dei italo-discendenti comitati di lotta antifascista. Poi, come lo sapete, il fascismo lascia di essere un fenomeno esclusivamente italiano e cominciano a sorgere governi filofascisti in Portogallo, nel 26, poi in Spagna,
anche prima di Franco, ma poi con Franco più forti, arrivano anche in Francia, la Germania è un livello più pauroso della logica autoritaria o totalitaria fascista, e in America del Sud, pure in Argentina nel 1930 e in Brasile nel 1930 arrivano al potere governi filofascisti, e nel caso brasiliano Getúlio Vargas dal 34 in poi comincia a avere un rapporto di confronti molto violenti con tutti gli elementi, tutti i partiti e attivisti politici della sinistra. Perciò Ristori si trova nel secondo momento della sua vita nei confronti della lotta contro il fascismo. Lui è stato un protagonista in Brasile, e per questo che nel 1936 è stato espulso definitivamente del territorio nazionale e ritornò in Italia, e poi, purché abbia rimasto poco tempo, perché è riuscito a cavarsi, andare via, andare in Spagna fino al 37, poi è arrivato in Francia, è stato detenuto finché è stato nel 1940 ricondotto ad Empoli, e questa è la storia più conosciuta di Ristori tra voi, no? Gli anni finali suoi. Allora lui muore essendo un intransigente combattente del fascismo. Cominciato questo in Brasile, già lo faceva prima anche del fascismo, emerge nel 1917, lui fa una pubblicazione molto importante in lingua spagnola in Argentina contro la guerra, e sicché io cercherei di concludere per dare la parola agli altri e poi per le domande del pubblico, dicendo che Ristori si muove in quel momento della storia fra questi due grandi fenomeni globali di cui gli italiani, il popolo italiano, sono stati totalmente coinvolti: la grande migrazione transatlantica e il fenomeno del fascismo. E lui lo fa in questi confronti come un attivista di quello che io chiamo della cultura libertaria. Lui è un anarchico, si dichiara anarchico, ma poi negli anni 30 lui si avvicina del Partito Comunista in Brasile e anche in Italia, ma sempre mantenendo la sua posizione anti-autoritaria, anti-gerarchica e ribelle, che lo fa per esempio nel 1936 strappare il salvocondotto della Solidarietà Internazionale Comunista, perché gli dicevano che dovrebbe seguire tale e tale regole, e lui si rifiutava a farle perché voleva fare da capo scuro. E vorrei concludere dicendo che senza anacronismi, perché la storia non succede ugualmente due volte nel tempo, e sono passati quasi 150-140 anni da quell'epoca, noi viviamo in questo momento storico un'emergenza degli stessi due fenomeni. Prima di una immigrazione globale, una scala molto più grossa, e che è diversa di quella che è accaduta nell'Ottocento per il Novecento, perché sono altri tipi, sono le persone che abitano le aree popolate dall'imperialismo e dal colonialismo che vanno verso il centro del capitalismo, nell'Europa e America del Nord e qualche altra cosa. Il primo. Ma in comune che c'ha l'emigrante? L'emigrante è quello che non riesce a rimanere nel territorio dove vive, o per persecuzione politica o per persecuzione religiosa, principalmente per difficoltà economiche. Allora sono pochissimi quelli che emigrano piacevolmente per voglia propria, per volontà propria. Questo fenomeno è simile. E un secondo punto, vediamo negli ultimi 10 anni la crescita dei movimenti di destra, di ultradestra, ultranazionalisti,
In Italia ora c'è un governo fascista, in Brasile è uscito uno ora poco, un filo fascista, Bolsonaro, c'è il rischio in Argentina di un presidente della ultradestra arrivare al potere, è molto probabile che Biden non ci riesca nel prossimo anno, che ritorni l'ultraconservatore statunitense. E anche, avete detto, delle due manifestazioni della Palestina e anti-militari della guerra, tutti quelli che stanno in guerra, se li guardi per bene, hanno caratteristiche nettamente autoritarie, nazionaliste e filofasciste, sia in Ucraina quanto in Russia, Putin, ma anche la guerra che sorge tra Hamas e lo Stato di Israele, il sionismo, sono caratteristiche diverse di un fenomeno globale emergente. Perciò mi pare che la serata che è fatta in omaggio agli storici come un rilancio di questa memoria riesce non soltanto a fare un panorama della storia passata, ma di una storia che ancora è viva, con altri protagonisti in un modo diverso, perché il fascismo contemporaneo è meno statale e più privato, diciamo così, perché anche gli immigrati hanno un colore diverso di quello che avevano nel periodo della migrazione transnazionale, ma nel punto finale, alla base di tutto, abbiamo questi due problemi grossi contemporanei: la impossibilità di sopravvivere nel posto dove si nasce e la intransigenza di quelli che hanno potere politico-economico contro l'arrivo di quest'arte. Io concludo qui e lascio a voi il restante della serata. Grazie Carlo. Col suo intervento ha già toccato temi importanti che ci ridanno un Oreste Ristori al centro di fenomeni complessi, ma con una linea, una scelta politica ed etica molto precisa, no? Una scelta non è solamente di quella di stare nel campo degli oppressi, in difesa appunto dei lavoratori e delle lavoratrici, di migranti, ma con uno spirito cosmopolita, potremmo definirlo, e internazionalista, all'interno di quello che è il grande filone che fra 8 e 900 alimenta i movimenti di liberazione umana, cioè la storia del socialismo e del movimento libertario. Di conseguenza ci ha già dato Carlo diversi argomenti che rafforzano la proposta del comitato di Empoli per Oreste Ristori per intitolargli un monumento, perché 80 anni dal suo sacrificio e dal sacrificio dei compagni che con lui morirono alle Cascine di Firenze all'alba del 2 dicembre del 43, attraverso questo monumento si possa in qualche maniera riaffermare quei principi di libertà, uguaglianza e fratellanza a cui loro hanno dedicato la propria vita. Io credo che qui a Empoli la memoria di Oreste Ristori, nonostante momenti alti e bassi, però si sia mantenuta. Ricordo che già quando uscì il libro nel 2015 venne presentato qui a Empoli e l'archivio storico gli ha dedicato un sito web che è ancora oggi visitabile e che ha tanta documentazione sulla vita di Oreste Ristori e non solo, ma sulla storia sociale empolese. Credo che tutta la comunità appunto di Empoli, del territorio, abbia gli strumenti non solo per ricordare la memoria di Oreste, ma per appunto valorizzare il suo lascito culturale e politico. Ora lascio la parola a Adriana Dadà, che è una docente, oggi in pensione, ex docente, ma che si è occupata specificamente, soprattutto negli ultimi 20 anni forse, di migrazioni e che è una conoscitrice
diciamo, in primo ordine della storia dell'anarchismo nazionale e internazionale. Lascio a lei la parola per un intervento e poi eventualmente se ci saranno anche domande e interventi possiamo farli successivamente. Grazie. Grazie dell'invito, mi fa molto piacere di poter parlare, anche se chiaramente dopo l'intervento di Romani, lo specialista di questo argomento, non so quante cose potrò ancora dire. Mi sono proposta di illustrare due cose, appunto come diceva Franco, io mi sono occupata sia di anarchismo che di migrazioni e quindi nella figura di Oreste Ristori si vede benissimo una continuità nei fenomeni migratori e nella, diciamo, la parte negativa e la parte positiva delle migrazioni, che sono pari pari da 150, ormai da quasi 200 anni, cambiano come destinazione, come colore della pelle, come diceva giustamente Carlo, ma hanno come base lo stesso fenomeno, cioè la presenza del capitalismo che in varie fasi decide spostamenti di capitali, spostamenti di uomini e super sfruttamenti di uomini e di donne. Allora, la prima parte di cui vorrei parlarmi è chi è Oreste Ristori. Diciamo, sapete tutti come viene ucciso, ma io ho trovato un documentino che gli farebbe piacere se oggi potesse sentire. Il vescovo di Firenze, di fronte all'uccisione di Gobbi, il comandante dell'arruolamento per la Repubblica Sociale Italiana, che viene ucciso dai fascisti, dai partigiani, e quindi la successiva fucilazione di 5 antifascisti, tra cui 2 anarchici e uno dei quali Ristori, il vescovo manda una lettera a tutti i sacerdoti dicendo: supplichiamo pertanto i sacerdoti e quanto sono costituiti in autorità ad adoperarsi perché cessati i dissensi di ogni genere che dividono il nostro popolo, siamo sempre nel 43, si consegua che l'interna pacificazione degli animi che è da tutti così costantemente desiderata. Ogni cittadino sia esortato, anzi supplicato, ad astenersi da qualsiasi violenza, mentre deve raccomandarsi l'umanità e il rispetto verso i soldati e i comandanti germanici. È sempre il vescovo che viene citato perché come antifascista, perché ha chiuso le finestre mentre passava Hitler, però è sempre quello. Occorre avvertire che insulti, vandalismi, uso di armi contro chi che sia non solo non possono migliorare le condizioni, ma le aggravano indicibilmente perché danno origine a reazioni che in nessun modo devono essere provocate. Quanto all'uccisione di arbitrio provato a tradimento, ricordiamo a tutti il 5° comandamento della legge non ammazzare e tutti scongiuriamo a riflettere che il sangue chiama sangue. C'è una bella posizione centrista, no? Che permette di non schierarsi né di qua di là, anzi il richiamo a non aggredire i tedeschi che sono gli invasori fino a prova contraria. La risposta di un personaggio molto importante della cultura fiorentina che ho avuto la fortuna di conoscere, Enrico Zagnoletti, Partito d'Azione, la sorella ammazzata dai fascisti perché dentro Radio Core eccetera eccetera, è bellissima e vi dicevo, mi ha fatto venire voglia di leggerla proprio in continuità con anche un'opera costante che Ristori fece in Italia e in Sud America con la fondazione della rivista Il Burro, l'asino che si richiamava l'asino di Podrecchia in Italia. Eminenza, dice Angioletti, abbiamo letto con dolore e meraviglia la notificazione da lei diretta al clero e al popolo. Non si sa la ragione esatta dell'uccisione del colonnello Gobbi, si sa solo che aveva fatto arrestare molti ufficiali e che si dava molto da fare perché gli arruolamenti a prole tedeschi avessero successo. Ci va molto diritto, quindi. Pronta ad usare qualsiasi mezzo, compreso l'arresto di membri delle famiglie, per costringere a presentarsi con gli ufficiali e soldati che considerano un disonore infrangere un giuramento prestato. Si conosce invece la ragione dell'uccisione di 5 detenuti politici. Dovevano soltanto scontare l'uccisione del colonnello Gobbi, cioè di una persona che non avevano mai vista né conosciuta. In questo momento uomini, nostri fratelli, creature umane, subiscono torture che fanno vergogna all'umanità.
In via Foscolo 40, sede della milizia alle dipendenze dell'SS, si battono a morte gli arrestati, si appendono con le braccia legate finché svengono dal dolore, si trafurano con le baionette, si butta loro l'acqua dell'acqua bollente in bocca. Non abbiamo inteso nessuna parola di disapprovazione dalle sue labbra. Questo mi sembrava un bel inizio nel ricordare le storie, nel senso che proprio va nella direzione di quella che è stata la sua azione, l'azione della maggioranza dei compagni anarchici nella storia in generale, ma in particolare in questo frangente storico e poi tutto il periodo del fascismo. Altre cose che mi interessava, di cui mi interessava parlare. Oreste nasce, appunto, come sapete, qui vicino nella frazione di San Miniato di Pisa, da una famiglia di lavoratori pigionali residenti in un'abitazione collettiva molto povera. Anche qui il richiamo alla vita di oggi di tanti migranti, di tante persone provenienti da altre parti del mondo, mi sembra estremamente importante. Io inviterei il Comitato, se volete posso fare anche qualcosa in questo senso, a valorizzare questo aspetto dell'esperienza di Ristori, cioè la sua presenza a livello internazionale, la sua formazione e il suo essere disponibile alla difesa di tutti i lavoratori in altre parti del mondo, che è una cosa abbastanza importante, ma non è l'unico. In questo frangente tra la fine dell'Ottocento e gli anni 40 è una storia molto diffusa, insomma basta pensare a cosa succede negli Stati Uniti con l'Industrial Workers of the World, un sindacato che punta proprio a riunire tutti i lavoratori del mondo a dispetto delle differenze, nonostante le differenze. Mi pare che anche Ristori e gli anarchici in questa direzione si muovono abbastanza facilmente. Quindi però lui nasce in una situazione estremamente difficile, nel senso che noi abbiamo come stereografia e come idea diffusa dagli storici vicino, io dico sempre dagli storici vicino ai padroni toscani, che la Mezzadria sia stata una grande fortuna per i toscani, rispetto a come si viveva in pianura padana o altre parti d'Italia, nel meridione, che noi abbiamo avuto la Mezzadria, quindi si viveva meglio, cioè da mangiare c'era, ma le condizioni erano di schiavitù realmente. Non so, questo basta sentire qualche famiglia che ha avuto i Mezzadri ancora presenti nel primo dopoguerra, e in anche 10 anni sono scappati in 40.000, quindi vuol dire che tanto bene non stavano se si sono mossi così velocemente appena hanno potuto. Ma c'era un settore ancora peggiore nella realtà toscana dell'Ottocento e prima metà del Novecento, fino appunto agli anni 50 e oltre, che era quella di chi non aveva un lavoro nella Mezzadria, ma era pigionale, lavoratore super saltuario, impegnato nei lavori stagionali più strani, gli stessi navicellai quando l'Arno era in piena facevano altri lavori, ci sono aree dalle quali ci si spostava in Francia a fare i mattoni, lo sapete, no? Cioè poi diventano anche catene migratorie particolari che poi portano all'insediamento in altre parti. Le donne di questo strato sociale, che non sono i Mezzadri, perché dalla Mezzadria non si usciva, quando dico schiavitù, è schiavitù perché non si usciva senza il permesso del padrone, non ce lo dimentichiamo, la famiglia era contrattualizzata come famiglia e come tale doveva rimanere unita a disposizione del proprietario in tutti i sensi. Invece dal settore, diciamo, dei lavoratori super precari, per usare un termine di oggi, pigionali, lavoratori stagionali, lavoratori senza lavoro, anche le donne lavorano tantissimo, come quelle della Mezzadria, ma qui lavorano anche con lavori che spesse volte sono quelli che reggono la famiglia, sono quelli che sono legati alla paglia in alcune zone, come ben sapete, sono quelli legati al lavoro di cucito, eccetera, sono quelli per cui sono famose un po' in tutto il bacino mediterraneo: serva, balia e prostituta. E non vi scandalizzate se userò le tre parole, perché le tre parole stanno in una relazione del console, di uno dei consoli a Tolone nel 93, in un volume alto così, che raccoglie tutte le relazioni dei consoli, e dice: le italiane nella nostra zona sono particolarmente presenti come toscane e il lavoro che svolgono è di serva, balia e prostituta. Quindi, e poi basta leggere Guccini e Macaroni, se non l'avete mai letto, che è bellissimo e ci porta proprio dentro questo discorso dell'emigrazione, del sottoproletariato, eccetera, per capire che cosa significa.
Allora dicevo, il nostro Oreste quindi nasce in questa realtà dove la mamma non a caso lavora in questa direzione che stavo dicendo anche lei per sopperire la famiglia, e lui stesso dagli 8 anni in poi non frequenta la scuola perché deve industriarsi a raggranare un po' di soldi. E come arriva da questa realtà, quindi di analfabeta, sottoproletario per usare il termine esatto, ad essere quello che ci ha appena detto Ristori nell'arco di una quindicina d'anni sostanzialmente, no? Cioè un propagandista, uno che scrive nei giornali già prima di partire per l'Argentina, collaborava anche all'Avanti con dei comunicati, ma non solo, impianterà, cioè metterà anche in piedi dei giornali che dirigerà lui stesso, e ha un'attività di propagandista, di scrittore, come avete sentito, il lavoro su, contro l'emigrazione, poi dopo ci tornerà, un lavoro importantissimo. E come arriva da questa situazione di ragazzino sbandato, per usare un termine velocemente identificativo, e analfabeta ad essere quello che sarà poi dopo? E allora ho un attimo ricostruito questo passaggio sulla base delle esperienze che mi sono fatta consultando le migliaia di fascicoli del casellario politico centrale, documenti di archivio, memorie e un numero anche abbastanza sufficiente di militanti anarchici o comunisti passati attraverso anarchismo e comunismo come Oreste, poi dopo vi porto un esempio, che hanno vissuto la stessa realtà. Allora, la cosa fondamentale è questa. Noi abbiamo nella nostra pubblicistica questa mentalità che quel periodo storico gli anarchici sono cacciati dalla terra, Raminghi, no? Addio Lugone Bella, tutti la conoscete. Io devo dirvi, lo trovo urtante perché semplificante, cioè corrisponde a quella realtà, non a caso sono chi l'ha scritto sapeva bene di cosa parlava, avendo anche lui avuto la stessa esperienza, però mi permetto di fare delle aggiunte a quel punto di vista, nel senso che il carcere, il confino, l'esilio hanno due valenze, uno sicuramente la sofferenza, ma poi c'è un'altra valenza, la solidarietà, e il fatto che, pensare un attimo al nostro Oreste, lui fa tutti i luoghi di confine esistenti in quel periodo, più o meno Ponza, Favigliana, Ustina, Termiti, Tremiti eccetera, addirittura poi finisce nell'isola Martín García in Argentina, e il terribile campo per rifugiati dopo la fine della guerra civile spagnola, il campo Roland Garros, che come tutti i campi di quel periodo erano veramente peggio di quello che vediamo noi oggi nel Mediterraneo. E in questi posti che cosa succedeva? Diciamo, prendiamo per esempio il nostro Oreste, no? Si ritrova in questa prima fase della sua vita, in queste zone di confine o nei carceri, a incontrare persone, ne prendo solo due per semplificare, come Pasquale Binazzi o Luigi Fabbri. Pasquale Binazzi ancora all'inizio del Novecento, ma poi sarà il fondatore del Libertario, la sua grossa presenza nell'area spezzina, ligure, è fondamentale, basta vedere cosa succede insomma 19-20 con gli assalti ai forti degli intorni, con una presenza quindi di lotta sociale forte, realistica e pre-rivoluzionaria ormai documentata. Finisce anche lui poi al confino con la sua compagna, la Zermira Peroni, e vediamo quanto sarà importante. E Luigi Fabbri, che più o meno tutti conosciamo, che quindi è fondamentale come formazione sindacalista, comunista anarchica, ha una presenza costante, una formazione a tutto tondo, basta vedere la rivista Il Pensiero per capire a che livelli siamo, non esiste forse una rivista di quel livello ancora oggi. Ecco, lui si ritrova con queste persone e non abbiamo cose molto dirette su quel periodo storico, però tutto quello che sappiamo sul confino, l'80%, ci deriva da quello che è stato il confino nel periodo fascista, perché lì le memorie degli anarchici, dei socialisti, dei comunisti, ma soprattutto degli anarchici e socialisti che vanno molto d'accordo, tra l'altro, al confino, sono fondamentali. Come si vive? Certo, si è costantemente controllati, bisogna fare tutta una serie di cose, ma per esempio io pensavo un attimo a quello che si è potuto ricostruire
con i documenti dell'archivio di Amsterdam sulla presenza di Binazzi e la Zelmira a Lipari. E direttamente io ho avuto anche notizie dirette da chi era Lipari in quel periodo, Malara ed altri. E la Zelmira, per esempio, era una maestra. Loro avevano deciso di abitare in una casa ai confini del paese, non a caso, quindi, in modo da fare anche cose che non potessero essere costantemente viste. E poi avevano, la Zelmira faceva ripetizione ai ragazzini per alfabetizzarli, per aiutarli alla scuola, e si faceva consegnare i quaderni, qualche quaderno con i quali facevano le trascrizioni di quelli che erano i materiali per la scuola quadri. Ad Amsterdam è stato ritrovato uno di questi quaderni, e mi pare che l'abbia anche usato poi quello che ha fatto la storia di Domaschi, che veramente fa effetto vederlo. Cioè, pensate quanto livello di circolarità di istruzione ci sia dentro il fatto che qualcuno fa delle storie dell'evoluzione del capitalismo, di come ci si organizza, di qual è la situazione internazionale, di qual è il ruolo del fascismo, di cosa si può fare, di che cos'è l'anarchismo. Si scrive tutto in un quaderno e poi si fa circolare, passa di mano in mano, ciascuno lo legge e poi ci si ritrova. Poi si fanno scuole di alfabetizzazione per chi ne ha bisogno. Quindi, in questo senso, il momento della segregazione, eccetera, è sicuramente fondamentale per la formazione che poi lo porterà ad alfabetizzarsi, eccetera. Mentre riflettevo su questa cosa, mi è venuta in mente la storia di una persona che va molto in parallelo con quella di Oreste. Si tratta di Andrea Croccia, un giovane che a cui vengono amputate le gambe durante la Prima Guerra Mondiale, come è successo a tanti, che si ritrova in ospedale in Sicilia. Una maestra gli insegna finalmente l'italiano, veniva dalla Calabria, dalle montagne della Calabria, completamente analfabeta, e vedremo dopo cos'era successo prima di fare il militare. E lui mi raccontava sempre, lì la prima cosa che sono riuscita a leggere è stato Fra contadini di malatesta. E non passava un momento, anche l'ultima lettera che mi ha scritto, c'era scritto fate leggere Tra contadini di malatesta. Lui era passato poi dall'anarchismo fino agli anni 30, poi con lo smandamento aveva collaborato un po' con gli anarchici, un po' con i comunisti, nel dopoguerra si era trovato con i comunisti più facilmente, però aveva lavorato sempre nel sindacato ferroviario, e lì le storie sarebbero tante da raccontare sui boicottaggi pre-fascismo, fascismo e durante l'occupazione nazista, veramente degli esempi bellissimi. Ma soprattutto la sua storia ci spiega, va molto in parallelo con quella del resto, e ci spiega come si arriva, anche lui impara a leggere lì, e rimarrà sempre un entusiasta agitatore politico. Continuava a frequentare anche molti anarchici oltre che stare nel PC, e aveva fatto costruire una casa del popolo nel suo paese, uno dei paesi del Brescia calabresi, che avesse le stanze non più piccole di, perché ancora negli anni 80 aveva capito dove stava andando a finire il PC, e la sua idea che prima o poi si dovevano fare le assemblee tutti insieme con anche gli anarchici continuava a tenerla nel cuore, continuava a manifestarla. Ecco, quindi il passaggio che ci descrive molto bene anche Romani, da analfabeta, sottoproletario, a quello che la polizia definisce un abile oratore e propagandista, è un po' quello che avviene in queste fasi, in questi momenti di apparente, difficoltà, sicuramente non di apparente, di forte difficoltà esistenziale, nelle quali però la solidarietà e la formazione che si può dare da chi è più capace a chi è meno capace dentro questi momenti in cui ci si ritrova insieme diventa fondamentale. Quindi sicuramente quella sarà stato un passaggio. L'altra fase sicuramente è quella di quando arriva prima in Argentina, poi si muove fra Uruguay e Brasile. Anche qui mi sono ricordata di questa persona di cui vi parlavo prima, Andrea Croccia, che finisce con il babbo a 6 anni in Argentina. Il babbo muore e lui dall'interno dell'Argentina cammina, arriva a Buenos Aires. E sapete cosa si trova a fare? Si trova a distribuire la protesta, mi raccontò.
cioè si trova, questa è la presenza della comunità italiana degli anarchici, cioè ce l'abbiamo tante documentazioni, ma un ragazzino di 10 anni a quel punto, ricercato dalla madre ma non riescono a trovarlo perché è sbandato nell'Argentina, poi appunto siccome frequenta la protesta lo beccano in quanto impegnato politicamente a 10-12 anni lo rimpatriano. Ecco, quindi la, diciamo, forte, il forte legame che si crea nella comunità degli italiani con la parte sovversiva, per usare un termine poliziesco, ma comunque con la parte impegnata politicamente e socialmente a difesa dei lavoratori, eccetera, è sicuramente molto importante. E qui torno un attimo a quelli che sono gli studi sull'emigrazione. Gli studi sull'emigrazione a livello internazionale ci dicono che la formazione di tutti questi militanti avviene in un milieu, in un ambiente transnazionale, quello che si chiama ambiente transnazionale, dove lo scambio fra le esperienze di una zona e dell'altra diventano fondamentali. Tutta l'esperienza che fanno Gori, Malatesta, eccetera, a fine secolo nell'Argentina, che sta organizzando per prima una struttura sindacale nazionale di stampo sindacalista da fuori, non dimentichiamocelo, viene riportata in Italia, un'organizzazione unitaria dei lavoratori in Italia nasce nel 1906, in Argentina esisteva già a fine secolo. Quindi quello che si può imparare, spesse volte l'emigrazione non è soltanto appunto difficoltà, ma può essere anche apprendistato per passaggi successivi di acquisizioni maggiori. E quindi ritroviamo il nostro Oreste che, come ci diceva Romani, come ci illustra bene Romani, viaggia costantemente a fare propaganda in una realtà di lavoro degli italiani, come ci ha detto lui, che sono finiti per andare a sostituire i neri dopo i locali, gli indios, i locali neri soprattutto, dopo la fine della schiavitù. Proprio loro vengono ad occupare quella nicchia esatta e quindi la condizione di lavoro, le condizioni di vita sono altissime. La morte dei ragazzi, per esempio, è spesse volte devastante, perché i ragazzi, i bambini si ritrovano in territori di frontiera. C'è un libro che consiglio, ora mi sta scappando il nome, è un libro che si chiama Prionieri di Pietro Brunello, che ci dice proprio chiaramente che cosa è stato l'emigrazione per tante persone italiane. A parte che già Franzina aveva pubblicato tante cose, fra cui le lettere di questi poveracci sperduti nelle zone del Sud America, in particolare appunto del Brasile. Ma questo libro di Pietro Brunelli, Pionieri, parte da una fotografia di migranti nel Brasile, tutti col fucile, e c'è scritto di ritorno dalla caccia. Era normale che in emigrazione in quel periodo storico ci si procurasse la carne con la caccia. In Australia gli italiani hanno mangiato coniglio tutto spiano perché gli inglesi non li volevano, gli anglosassoni non li mangiavano, e quindi era normale. Solo che Brunello si accorge che non ci sono animali. Di solito ciascuno ha una bel carniere oppure ha delle file di cacciagione. Si accorge che non ci sono animali e gli viene il dubbio: perché la caccia? Allora parte, fa una lunga ricerca negli archivi del Brasile e scopre che la caccia che fanno gli italiani, essendo sulla frontiera con i locali, perché sono gli ultimi arrivati e quindi vengono mandati non ci sono più i territori buoni dove si sono accampati soprattutto i tedeschi, vengono mandati verso la zona di confine con l'Indios, e la caccia all'Indios. E infatti ci sono due bambini, uno piccolo e uno un pochettino più grande, che verranno consegnati come tanti milioni di indiani delle Canada, del Canada, degli Stati Uniti, del Sud America, dell'Australia, della Nuova Guinea, che verranno consegnati ai missionari perché li possano convertire al cattolicesimo e li possano dare in adozione a buone famiglie. Lo sapete, questa è una storia. Ecco perché è importante il resto di storie, perché sta nel mezzo di queste storie che oggi fanno da specchio a quella che è una realtà
oggi che viviamo alla rovescio. In giro per il mondo ci sono tante associazioni di figli, nipoti di chi ha subito quelle condizioni, nel Canada, in Australia, eccetera. Ma è una storia rimossa di cui non vogliamo parlare, poi noi italiani in particolare, fa molto. Questo libro di Brunello, che io ho amato tantissimo, non ha circolato granché, eppure sarebbe una storia da in cui immergersi, in cui specchiarsi e capire da dove veniamo, cosa è successo. Cioè, questa gente era povera gente, come Ristori l'ha vista, l'ha conosciuta ed è stato capace di superare quei dolori, di superare quelle condizioni, con un bisogno di fare politica, fare attività sindacale, scagliarsi contro chi era le cause di quei meccanismi. Quindi il volume contro l'emigrazione, contro la Migrasao, che ebbe una grande fortuna e gli procurarono pochi guai sostanzialmente, è un volume che andrebbe riletto, andrebbe rifatto circolare. Io vi propongo una cosa, ho pensato a questo, oltre che al monumento, perché non chiedere che nelle scuole si lavori su questo tema con questo taglio più ampio, dove Ristori sia le migrazioni degli italiani e quelle di oggi, perché secondo me capiremo molto di più la realtà di oggi. E io ho lavorato tanto in questa direzione e continuo anche a lavorarci, perché secondo me è fondamentale, cioè dobbiamo lasciare dei segnali, non solo del cibo, dobbiamo lasciare dei segnali nella testa delle persone, soprattutto dei ragazzi. I ragazzi si prendono molto con queste cose, basta farli lavorare con qualche testo, poi con qualche disegno, poi con la costruzione di qualcosa. E perché non potrebbero essere, come ormai si fa da tante parti anche in Italia e nel mondo, tutta una serie di pannelli che spiegano queste cose in ceramica? Siamo in una zona dove la ceramica c'è, no? Quindi pannelli di ceramica che vengono messi in qualche scuola o che vengono messi in qualche posto pubblico oltre al cibo, eh? Non lo so se è tardi per fare queste proposte, a me è venuta proprio come normale cosa, non so se avete mai visto, cioè, vabbè, ci sono tanti esempi in Italia, volendo se ne può parlare, ma molto belli. Allora, penso che mi direte di finire al più presto, per cui volevo un attimo cercare di concludere. La seconda parte, ma ci dedico solo 5 minuti, in cui volevo un attimo entrare, è questo discorso dell'atteggiamento politico di Oreste Ristori fra anarchismo e comunismo. Capisco che sia difficile perché i documenti sono pochi, però io vi propongo una cosa. Lo stesso Romani parla di fronte unico antifascista. Gli anarchici italiani, quando si liberarono del fascismo, entrarono in molti nei comitati di liberazione nazionale locali, e poi ci fu tutto il dibattito per cui non entrarono nel comitato di liberazione nazionale, ma il dibattito c'era, quindi vuol dire che c'era una voglia di fare. Quindi questa idea di lavorare nelle masse insieme agli altri, e quindi non da soli, nelle masse, come lavoro di massa, è un'idea che viene da lontano. Viene dalle idee di Bakunin, secondo me, basta leggere tutto quello che ha scritto, soprattutto dopo la Comune di Parigi, ma viene anche dal congresso fondamentale di Bologna del 1920, di cui continuiamo a parlare poco, ma invece è un momento centrale, perché lì personaggi come Malatesta, Fabbri, tutti i sindacalisti impegnati sia nell'USI che in altri sindacati, quelli che hanno avuto una presenza forte dentro i movimenti di consiglie a Torino, che molti di questi poi finiranno anche molto malamente a causa delle repressioni fasciste, delle uccisioni fasciste, però riescono a mettere in piedi un programma, parliamo sempre di questo programma e non parliamo della strategia per attuare questo programma. Il programma è quello che conosciamo, il programma di Malatesta, il programma del 1920, però la strategia per realizzarlo passa attraverso tutta una serie di altri deliberati che nel convegno vengono fatti. E per esempio quello sull'organizzazione sindacale, non c'è tempo per leggervi troppe cose, ma certamente l'organizzazione, lo stesso libro che è appena uscito di Maurizio Antonioli su Malatesta e l'organizzazione sindacale, ci dà conto di quel dibattito, dove lo stesso Malatesta dice: vabbè, c'è anche l'USI, abbiamo capito, però
cerchiamo di stare uniti il più possibile, cerchiamo di stare dove sono le masse, di lavorare in tutte le organizzazioni dove la nostra parola può arrivare, e quindi anche a livello sindacale, senza mai arrivare a tradire totalmente i nostri ideali, ma cerchiamo di stare dove sta la maggioranza delle persone. Quindi questa strategia è una strategia che avrà una grossa presa, ma soprattutto in quel congresso, e con questo argomento finisco, viene messa a punto una documento fondamentale che non ha mai circolato, ha circolato pochissimo nell'anarchismo, perché l'anarchismo italiano nel secondo dopoguerra ha fatto una brutta fine e quindi molte di quelle idee sono sparite per lungo tempo, e su questo avete tanti materiali a partire dai lavori che ha fatto Franco sui GAP e sul periodo precedente ai GAP, che mi sembra fondamentale da analizzare. E questo documento si chiama Il fronte unico rivoluzionario. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli anarchici devono avere le loro organizzazioni come anarchici, ma nello stesso tempo devono favorire, impegnarsi a essere presenti a livello di strategia in tutte quelle strutture di massa che hanno come obiettivo, in tutte quelle strutture delle forze della sinistra, dove ci sono rivoluzionari di ogni organizzazione, per indirizzarli anche in maniera generica, libertaria, a una lotta che prenda le mosse del quotidiano, della realizzazione dei bisogni immediati e renda possibile quella frattura della legalità necessaria ad avviare il cammino della rivoluzione sociale. Cioè, la rivoluzione non la fanno gli anarchici, la fanno le masse per gli anarchici, no? Questa è una cosa di base che accomuna tutti gli anarchici, mi pare di aver capito. Ecco, come si arriva è quello che ci distingue poi a volte in diverse correnti. Ma in quel periodo storico, quello che circola maggiormente e che quindi viene propagandato e viene agito anche dal nostro Resti Ristoli, perché fa parte dell'alleanza antifascista del Brasile, che si chiama, mi scappa il nome in questo momento, scusate, negli Stati Uniti c'è l'alleanza antifascista del Nord America, dove stanno dentro anche gli anarchici, ci sono tutta una... Io mi sono trovato una volta a essere chiamata a una cosa stranissima, che però mi dà l'idea di quanto fosse radicata la cosa. Mi sono trovata una volta a partecipare a fare una relazione per una tesi di laurea su i lavoratori del mare, Alianza Nazionale Libertadora, infatti, sì. Mi sono trovata a partecipare a una tesi di laurea sulla presenza dei marittimi nel porto di Odessa sotto il fascismo. E la professoressa che aveva dato la tesi mi ha detto: guarda, te la do perché ho fatto una scoperta che non sapevo neanche io. Scusate. Ancora fino al 30 esistono proprio strutture organizzative a livello propagandistico, ma soprattutto quelle clandestine, che poi vi spiego cosa facevano, che uniscono in maniera organica comunisti, socialisti e anarchici. La stessa cosa veniva nei porti degli Stati Uniti, e questo lo so perché è la cosa che ho studiato particolarmente. Praticamente, non dimentichiamoci che c'erano in quel periodo storico, c'erano state la Federazione dei Lavoratori dei Mali, la Federazione dei Ferrovieri, la Federazione dei Minatori, che erano organismi ampiamente rappresentati dagli anarchici e dalle idee degli anarchici. Queste, soprattutto i lavoratori del mare, avevano contatti a livello internazionale, per cui quando arrivavano delle navi dall'Italia con personale fascista, non sempre risalivano tutti a bordo, mi sono spiegata? Cioè, questa era l'azione di quel periodo storico. Dopodiché, appunto, per fare cose di questo genere bisogna anche essere organizzati bene, ci vuole una certa alleanza, ci vogliono grosse presenze, ci devono essere passaparola, ci devono essere protezioni, ci devono essere reti. Così, quando si doveva far partire gente dall'Italia per andare in Spagna, il nostro Augusto Boccone, che sta a Firenze, in un libro dei GAP, una delle figure che tu non hai, dove non hai messo il nome, è Augusto, dove dici sconosciuto, invece Augusto Boccone, mi è venuto in mente. E Augusto Boccone, mandato direttamente, ripulito facendo finta che non fosse più anarchico, e mandato direttamente a Firenze, accanto alla stazione, a fare il fornaio, così di notte i ferrovieri scendevano, passavano a prendere i materiali e risalivano sui treni, detto direttamente da lui, provato da tanti documenti, eccetera.
Scusate, mi sono un attimo distratta perché il ricordo di Augusto mi fa un po' questo effetto. Dicevo, quindi anche lì quanta gente arrivava dal sud dell'Italia attraverso i ferrovieri, veniva smistata a Firenze, andava a Livorno, Livorno veniva imbarcata. E finiscono con il ricordo di questa persona che vi ho detto si chiama Andrea Croccia, proprio come conclusione, che appunto anarchico, comunista, anarcocomunista, nel senso che veniva alle riunioni e diceva fatemi partecipare, io non ne posso più di quello che succede nel Partito Comunista sostanzialmente. No, e poi aveva questa fissazione, diciamo. Lui era stato anche il responsabile per l'epurazione nella provincia di Cosenza, dimissionario con lettera scritta direttamente a Togliatti, dopo che sapete cosa fece Togliatti rispetto a questo argomento, dicendo: caro compagno, io non ti posso seguire sostanzialmente, no? Ecco, dicevo, quindi quello che succedeva per esempio con il nostro Croccia, mentre il nostro Augusto Boccone aveva questo ruolo a Firenze e molti anarchici che ho conosciuto passavano come ex ferrovieri anche attraverso questi canali per poi fare attività politica almeno dal 43 in poi, ma anche prima, il nostro Andrea Croce invece aveva un altro modo di agire. Lui, essendo appunto grande invalido mutilato di guerra, poteva salire sui treni quando voleva. E ha fatto impazzire la polizia. Io, quando era ancora vivo, frequentava Malare, quindi frequentava casa mia, le ho portato le cartelle del casellario politico di Malare e di Croccia. E mi sono tanto divertito quella sera, perché loro leggevano e ridevano come pazzi, perché c'erano cose che avevano fatto d'accordo, ma come riuscivano a fregare lo stesso autorità fascista era divertentissimo. Per esempio, il nostro Croccia saliva sul treno a Cosenza, si accertava di avere due poliziotti dietro nel suo scompartimento e poi faceva segnale ai ferrovieri che facevano salire un gruppo di altre persone nella carrozza seguente. Arrivava a Ventimiglia, si presentava alla frontiera per poter passare e lo bloccavano. Era iscritto nel registro di quelli che non potevano passare la frontiera come politico impegnato con anarco e comunista. E lui ci riprovava. E la polizia si domandava: ma è duro questo, come mai non capisce? Cioè, lo capisce che non può passare. E lui rideva come un pazzo, perché lui quando arrivava lì, anche lì si accertava che lo pigliassero, lo cominciassero a interrogare, lo tenessero per benino, e i ferrovieri prendevano quelli che dovevano andare in Spagna e tutto finiva così. Ecco, voglio dire che la storia di questa... E non c'era distinzione fra gli anarchici e comunisti che dovevano passare, si andava come brigata internazionale in Spagna. Così è successo in tante parti del mondo e così si spera che continui a succedere, perché questo ci serve oggi, non abbiamo bisogno di tante divisioni. Abbiamo bisogno di persone meno stronze di quanto è stato il Vescovo o come oggi ne vediamo. Quella testimonianza del Vescovo mi sembra molto simile a tante cose che vedo oggi. Noi abbiamo bisogno di chiarezza, ma non di disunione. Grazie. Grazie Adriana, il suo intervento ci ridà anche la dimensione politica di Oreste di Stolle, no? Tutta la questione del rapporto fra anarchici e comunisti, tutte le tendenze, è una dimensione appunto politica, non solo ideale. E questo ci dice anche l'importanza del personaggio e l'importanza dell'iniziativa oggi del Comitato Ristori nel voler dedicare comunque un luogo alla sua memoria. E io credo che l'amministrazione comunale, la giunta comunale, debba accogliere la proposta che il Comitato ha fatto in questi mesi, in queste settimane, di autorizzare questa collocazione di questo monumento, perché può essere l'occasione, come ricordava prima Adriana, anche per l'inizio di un percorso fatto in diversi ambienti del nostro territorio. Citava prima le scuole, può essere l'università, può essere le associazioni, per riscoprire attraverso la figura di Ristori una storia che spesso viene messa da canto o dimenticata. È una storia non solo di eroi,
anzi spesso e volentieri è di anonimi, di senza volto, ma che ha fatto la storia del movimento di liberazione tra 8 e 900, di quel grande movimento che aspirava a una società di liberi e uguali. Ora vorrei, per concludere il nostro incontro, ma poi ovviamente se ci saranno interventi in sala anche per domande, questi sono benvenuti, vorrei però richiamare un attimo l'attenzione su quelli che sono gli ultimi mesi di vita di Oreste Ristori. Prima appunto è stato ricordato che lui viene fucilato all'alba del 2 dicembre del 43 insieme a altri quattro compagni, che sono Luigi Pucci, Armando Gualtieri, Orlando Storai e Gino Manetti, i primi tre comunisti, Gino Manetti anarchico. E ci abbiamo una testimonianza di quel momento, di quella fucilazione. Però vorrei ricordare un attimo quelli che sono stati gli ultimi mesi della vita di Ristori, perché quello che avviene al momento della fucilazione è un momento storico per l'Italia, perché voi sapete benissimo, Ristori viene arrestato alla fine del luglio del 43, poco dopo le manifestazioni popolari per la caduta di Benito Mussolini, il 25 luglio, ma dalla primavera del 43 al 25 luglio in Italia hanno successo determinati fatti. In primis i grandi scioperi che avevano coinvolto il triangolo industriale italiano, cioè Genova, Torino, Milano e altre località, e Firenze, ma dico, cito quelli che conosciamo, ma è un segnale molto forte del fatto del risveglio di un'opposizione popolare e proletaria al fascismo e alla guerra. Poi c'è un fatto che ai primi di luglio viene bombardata la capitale, Roma capitale, e si ha l'ingresso delle truppe anglo-americane in Sicilia, no? C'è un'invasione della Sicilia, e questo manda appunto in crisi il fascismo, e la famosa seduta del Gran Consiglio il 25 luglio che manda a casa, diciamo, Benito Mussolini, per modo di dire, perché in realtà Benito Mussolini viene mandato a casa proprio da quei movimenti popolari che stavano insorgendo in Italia più o meno spontaneamente. Ma quando viene arrestato Ristori, tra la fine di agosto e novembre del 43 succedono di altri fatti importantissimi nella storia del nostro paese, perché segnano quella sì che è la fine dell'inizio della fine del fascismo, ma segna anche quella che è la riscossa proletaria che porterà alla costituzione appunto del movimento della resistenza partigiana. E noi sappiamo che il 3 settembre c'è il famoso Arrese dell'Italia, che viene annunciata poi l'8 settembre, il 9 settembre c'è la costituzione del CNL, il 12 settembre Mussolini viene liberato dai tedeschi, Mussolini era rinchiuso al Gran Sasso, il 23 settembre viene costituita la Repubblica di Salò, il 16 ottobre c'è la deportazione degli ebrei dal ghetto di Roma, sto ricordando solo gli eventi principali. Il 15 novembre 11 antifascisti vengono fucilati a Ferrara dopo l'uccisione del commissario dei fasci Igino Ghisellini. Questo è un episodio simile a quello che accadrà a Firenze il 1 di dicembre. Il 19 dicembre nasce la GNR, la Guardia Nazionale Repubblicana famigerata, e il 1 dicembre c'è l'attentato a Gobbi, il tenente colonnello comandante del distretto militare a Firenze, ucciso in agguato da Gap. E nella notte del 2 dicembre viene decisa la fucilazione dei cinque antifascisti che erano rimasti rinchiusi alle murate. In realtà i fascisti ne volevano fucilare molti di più. Stiamo parlando di una rappresaglia che non nasce nell'ambito della polizia tedesca, non della Gestapo, non dell'SS, non dell'occupante tedesco, proprio di una reazione appunto fascista di vendetta contro delle persone che erano totalmente innocenti rispetto al fatto che gli veniva contestato. E non è il primo episodio, perché ripeto è successivo a quello di Ferrara, però è di un'efferatezza incredibile. Però io vorrei porre la vostra attenzione sul fatto che il testimone che poi racconterà nel 45 sulla rivista Società di quella nottata, di come si è arrivata alla decisione della fucilazione dei cinque
martiri antifascisti, di come sono morti i cinque martiri antifascisti, ci indica anche un'altra cosa importantissima, che nel momento in cui questi cinque martiri affrontano la morte, incominciano a cantare l'Internazionale. È un messaggio, è una sfida politica importantissima, perché è un messaggio di speranza. La fine di Ristori è l'inizio della fine del fascismo. E secondo me il fatto che questi cinque martiri, con le loro storie individuali e collettive, abbiano cantato l'Internazionale non è una cosa di poco conto. È un messaggio ben preciso che ci richiama a quella formazione politica di cui ha parlato in primis Carlo Romani, e vi invito a leggere il suo libro perché effettivamente è un libro da questo punto di vista interessantissimo, sia la stessa Adriana, sulla formazione politica dei militanti rivoluzionari tra 8 e 900, sulla loro capacità di dialogo sul piano internazionale, sul fatto che la loro cultura affondava le radici in una cultura cosmopolita. Uso questo termine che può sembrare, tra virgolette, obsoleto, no? Nel nostro linguaggio, oggi sono altri i termini che vengono usati, spesso si è accennato per esempio al transnazionalismo, no? Al fatto che le comunità di migranti costrette appunto a migrare in questi grandi flussi si incontravano con altre comunità di migranti, si scambiavano culture, esperienze e costruivano anche esperienze nuove, no? In questa migrazione, in questi incontri c'è alla radice però una concezione politica diversa del ruolo dell'umanità, della prospettiva della lotta di liberazione, che affonda le radici nel Settecento illuminista. E perché mi richiamo al Settecento illuminista? Perché questo comunque è stato alla base di quella cultura che poi è andato a confluire nei movimenti ottocenteschi, che poi hanno dato vita a quella che è la grande prima esperienza internazionale del movimento dei lavoratori, cioè la fondazione della prima internazionale a Londra nel 1864. Allora, se voi prendete la Treccani, ed ecco il messaggio che i cinque martiri danno al momento della loro fucilazione all'intera umanità, se andate alla voce cosmopolitismo, che cosa trovate? La Treccani dice: una tendenza a considerare se stessi e tutti gli altri, donne e uomini, come cittadini di un'unica patria, il mondo, in senso più ampio, dottrina della fratellanza universale, corrente ideale che non ammette distinzioni di razze e di nazionalità, ma considera tutti gli uomini appartenenti a un'unica grande patria. Ecco, guardate che messaggi di modernità ci hanno lasciato questi cinque martiri. Oggi siamo di fronte a nuove guerre, all'emergere di nazionalismi, di sciovinismi, di xenofobia, di razzismo e di fascismo, sotto altre vesti ovviamente, in una dimensione economica diversa, ma questo è il valore del loro sacrificio e quello che va trasmesso alle future generazioni. Grazie. Se ci sono interventi, Carlo, vuoi fare un intervento? Spero che il pubblico possa fare delle domande per lasciare più interessante la serata, e io mi sono qui per rispondere a qualcosa che mi sognava. Anche voi, anche te, Adriana, o Franco, se volete. Sì. Dice Carlo, se ci sono domande da farvi, lui è disposto a rispondere. Mi invito anche per Adriana e per il sottoscritto, se può dire qualcosa. Bene, no, ringraziamo Adriana per il suggerimento, che era anche un nostro, diciamo, la nostra intenzione di entrare fra
è un'unità giovane, quindi la scuola, però la scuola sta diventando sempre più chiusa, più autoritaria, più dirigenziale, se non ci sono personaggi, diciamo, insegnanti, è difficile, anche se non c'è un collegamento anche con le, diciamo, le istituzioni che hanno un occhio di riguardo, però si sa, con gli anarchici non è che con certi insegnamenti. È giustissimo quello che ha detto, che ci vuole unità, l'internazionalismo, nostra patria del mondo intero, era il titolo che tu gli avevi dato te. Ma la testa, appunto, mi sembra, non ho diciamo, il fronte unico, e mi sembra, ora parola più parola meno, dice noi dobbiamo stare insieme agli altri, e purtroppo siamo anche stati traditi sempre, però il popolo dovrebbe capire qual è, che è dalla loro parte, che si impegna per l'emancipazione sociale e che invece no. Quindi io, come personalmente, anche il mio movimento, il movimento anarchico, è sempre stato, è sempre cercato un'unità. Potrei parlare io personalmente, non sono nulla, sono un piccolo militante, un piccolo operaio in una fabbrica che aveva due tessere, una dell'USI e una della CGIL. Purtroppo questo per stare insieme, per agire in modo assembleare, unitario, per emancipare le masse, per proporre quelle che erano le nostre aspettative, non era quella di, che ci richiedeva per esempio il sindacato allora di collaborare, di fare sacrifici, noi invece facevamo delle piattaforme alternative insieme agli altri. Ci è voluto 10 anni, strategie, e siamo stati licenziati politicamente sì dal padrone, ma purtroppo da quelli che volevano stare, non dagli operai, ma dirigenti di certe formazioni. Quindi noi siamo uniti, sì, nella lotta, al basso, è difficile oggi. Se prima c'erano delle formazioni cosiddette comuniste, ma allora c'erano anche comunisti rivoluzionari, oggi ce n'è meno comunisti rivoluzionari, non si parla più di cambiare la società, di fare la rivoluzione, questo non vuol dire prendere il fucile immediatamente, ma vuol dire creare quelli che sono concetti, l'internazionale, l'antimilitarismo, certe pratiche di lotta, l'azione diretta, cosa che gli anarchici devono portare avanti. Senza, quando parli tu di identità, lasciare la propria identità, il problema è che non ci lasciano questa identità, non ci lasciano spazi, non ci lasciano, tolgano appunto sia all'interno delle fabbriche, vediamo. Con chi mi devo associare? Mi associo con sindacati di base, con questi disgraziati, supersfruttati, come quelli che vengono manganellati lì a Prato, e non c'è una struttura, come dire, unitaria di un sindacato che abbia mosso una parola, abbia fatto un'ora di sciopero, abbiamo detto un'ora di sciopero, una parola di solidarietà. Con chi mi devo unire? Certamente con gli operai che lottano, e non con certi. Quindi l'unità con chi? Con chi è dalla parte degli ultimi e lotta per il cambiamento sociale. Ci sono altri interventi o domande? Se no, ringraziamo tutti i partecipanti, ringraziamo Carlo, Adriana per gli interventi che hanno fatto. E invitiamo a partecipare stasera alla scena sociale che c'è per la raccolta dei fondi per il progetto del monumento Resta di Storia. Invitiamo poi a partecipare al prossimo appuntamento che ci sarà l'11 novembre. Sì, mi sono dimenticato, scusate, per chi non l'avesse fatto, dice stiamo raccogliendo delle firme per fare pressione al comune, appunto per apporre questa lapide, che appunto non è solo un cibo, c'è un'epigrafe, io li chiamo documenti di pietra. Ci possa essere un libro, può essere un documento importantissimo, ma anche un monumento dove c'è un'epigrafe, ricorda con dei contenuti importanti. Tant'è che se non erano importanti non si capisce perché i fascisti gli distruggevano questi cibi, queste cose. Certamente ci sono cose più importanti, come ho detto. Quindi chi vuole sostenerci può firmare là, oppure lo può fare online sulla pagina del comitato. Chi volesse fare un'offerta libera, anche un euro, quello che vi pare, c'è anche una raccolta fondi. E vi invitiamo magari l'11 a venire a quell'altra
assemblea che parleremo soprattutto dell'antifascismo, appunto anche internazionale in modo più marcato. Grazie. Sì, chi volesse, ci sono libri di Carlo Romani, degli storie. Grazie.